Poiché l'obbligazione delle banche di dire all'aggiudicatario dell'asta, ossia della controparte dello Stato, è quella di impegnarsi a versare una certa somma, il contratto tra Stato e banche di dire appare nullo per impossibilità dell'oggetto, ex articolo 1346 del Codice Civile, poiché pagare una somma di denaro è l'obbligazione tipica del compratore e non esiste un contratto che abbia due compratori e nessun venditore.